Onorevole Chinnici, questa mattina è un evento importante per parlare di legalità. Ovviamente ci sono tante scolaresche, tanti studenti, soprattutto per presentare anche il suo ultimo libro. Sì, è un momento io credo molto importante perché io sono profondamente convinta, come lo era mio padre, che bisogna parlare soprattutto ai giovani per far cambiare la cultura, per far comprendere il senso, il significato più profondo della legalità, quindi del rispetto delle regole, e per trasmettere ai più giovani quel cambiamento culturale che è fondamentale e necessario per costruire una società migliore. Mio padre guardava i più giovani non usando le espressioni classiche, la mia fiducia, cioè la mia speranza è nei giovani. Mio padre diceva la mia fiducia è nei giovani, quindi dava loro una consegna di fiducia perché li considerava i veri agenti del cambiamento, però perché quella fiducia possa portare davvero verso una società migliore è necessario che noi adulti lavoriamo, investiamo nei giovani sostenendoli in questo percorso, diciamo, di maturazione culturale e di cambiamento, quindi. Un evento importante, aperto alla città di Giulianova e non solo, in modo particolare anche alle scolaresche. Parlare di educazione alla legalità è un punto importante, soprattutto in questo momento in cui anche la parola guerra, in senso più esteso, è vicina purtroppo alle nostre vite. L'onorevole Caterina Chinnici è un vero e proprio faro nel mondo della giustizia e della legalità e sono certa che oggi porterà un messaggio importante a tutti gli studenti, soprattutto in memoria non soltanto di suo padre Rocco Chinnici, ucciso appunto dalla mafia nel 1983, ma anche di figure importanti come Falcone Borsellino.